Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai giudei: in verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Gli dissero i giudei: ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Gli dissero allora i giudei: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Uno dei temi di fondo che segna la liturgia di questo giorno di Quaresima, ormai alle soglie della Settimana Santa, è il tema biblico dell'alleanza. Nel brano della Genesi troviamo una delle tante riformulazioni dell'alleanza che Dio stringe con Abramo. Abramo ha appena cercato di fare di testa sua con la nascita di Ismaele dalla schiava Agar. Il Signore gli aveva promesso una numerosa discendenza e un nome grande. Tuttavia il tempo passava e nulla accadeva. Allora Abramo, con la complicità di Sarai, sua moglie, decide di trovare mezzi un po' più efficaci e sbrigativi rispetto a quelli del Signore, cercando di avere un figlio dalla schiava Agar. Da questa scelta di fare di testa propria nasceranno tante sofferenze per Abramo, per Sarai, per Agar e per il bambino Ismaele. Quando si fa di testa propria, senza affidarsi alla promessa di Dio, alla fine nessuno è contento. Ma anche il Signore fa di testa propria e non si lascia scoraggiare dal comportamento di Abramo. Anzi, con insistenza, riafferma che non saranno le scorciatoie di Abramo a portare avanti la storia, ma le vie lunghe della sua parola. Il Signore riafferma la sua promessa. Aveva promesso di fare grande il nome di Abramo, ed effettivamente lo fa grande allungandolo. Da Abram ad Abramo. Inoltre ribadisce la sua promessa, affermando di voler stabilire con Abramo un'alleanza perenne e di voler essere il Dio di Abramo e della sua discendenza. Innanzitutto Dio non vuole essere semplicemente l'essere assoluto. Il Dio della Bibbia vuole essere il Dio di. Dio non si accontenta della sua perfezione. Egli è un Dio che si definisce in relazione con. In tale relazione Dio si compromette in modo definitivo. Egli stringe un'alleanza eterna che non viene mai meno, nemmeno quando il suo eletto o il suo popolo scelgono delle scorciatoie ritenute più efficaci della via indicata da lui. Dio si rivela qui come un Dio fedele che stringe il suo patto con noi in modo assolutamente gratuito e unilaterale. Solo alla fine del testo egli ordina ad Abramo di osservare l'alleanza, senza peraltro indicare in cosa consista tale osservanza. Quasi fosse una conseguenza della sua fedeltà e non una premessa. In questo nostro cammino quaresimale, questo testo della Genesi ci rivela la radice della misericordia di Dio. In Dio la misericordia non è un distaccato atto di clemenza, di un superiore nei confronti di un inferiore. Non consiste nel passare sopra agli errori e al peccato. Per Dio la misericordia è questione di coerenza con se stesso e con la sua volontà di non essere un Dio impassibile. La misericordia di Dio si radica nella sua stessa natura. Egli è il Dio di. Il Signore è il Dio dei nomi, il Dio dei volti, Dio delle generazioni, Dio della storia. La misericordia si radica qui, nel patto che Egli ha stretto in modo unilaterale e gratuito con l'umanità e con il suo popolo.
La misericordia si fonda inoltre sulla fedeltà di Dio a se stesso e nei confronti di coloro con i quali ha stretto un'alleanza perenne. La parola di Dio non è come la nostra parola. Quando Dio dà la sua parola, non la può ritirare. Noi sperimentiamo parole fragili, parole instabili, parole a volte di menzogna, ma la parola di Dio è parola data e mai ritirata. Nel nostro cammino quaresimale siamo chiamati a fare esperienza di questa misericordia. Dio è misericordioso non perché non prende sul serio le nostre infedeltà, ma perché prende sul serio la sua fedeltà. Ed è su tale fedeltà che noi possiamo fondare la nostra conversione. Egli è fedele se noi ritorniamo a Lui. Egli è lì che ci attende. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. È Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo, e del suo giuramento a Isacco. L'ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza eterna, quando disse: «Ti darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità». Quando erano in piccolo numero, pochi e stranieri in quel luogo, e se ne andavano di nazione in nazione, da un regno a un altro popolo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché non si avverò la sua parola, e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi, per istruire i principi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. E Israele venne in Egitto. Giacobbe emigrò nel paese di Cam, ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi oppressori. Cambiò il loro cuore, perché odiassero il suo popolo e agissero con inganno contro i suoi servi. Mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto. Misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Cam. Mandò le tenebre e si fece buio, ma essi resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in sangue e fece morire i pesci. La loro terra brulicò di rane fino alle stanze regali. Parlò e vennero tafani, zanzare in tutto il territorio. Invece di piogge, diede loro la grandine, vampe di fuoco sulla loro terra, colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi del territorio, parlò e vennero le locuste e bruchi senza numero, divorarono tutta l'erba della loro terra, divorarono il frutto del loro suolo, colpì ogni primogenito nella loro terra
la primizia di ogni loro vigore. Allora li fece uscire con argento e oro. Nelle tribù nessuno vacillava. Quando uscirono, gioì l'Egitto, che era stato colpito dal loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte. Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque. Scorrevano come fiumi nel deserto. Così si è ricordato della sua parola santa, data ad Abramo suo servo. Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, perché osservassero i suoi decreti e custodissero le sue leggi. Alleluia.